durata almeno anche noi abbastanza, ne abbiamo approfittato, sembrava una decina di compagni, ne abbiamo approfittato non solamente per fare un'analisi di quella che è stata l'attività a livello internazionale, abbiamo approfittato non solamente per fare un'analisi dell'attività internazionalista dell'Unione Inquilini, ma anche per cercare di fare alcune proposte. Quindi io molto semplicemente vi leggo questa proposta che ho chiesto alla Presidenza che sia anche poi votata, quindi non adesso ma poi come ordine del giorno. Poi l'ordine del giorno si presenta alla Presidenza e si fa una cosa politica, questa è una relazione alla, abbiamo detto, alla Commissione. Prima, no? Quello casomai puoi verificare se quei contenuti sono nell'ordine del giorno finale. Però la regola vale per tutti. Una relazione di quell'ordine del giorno e quell'ordine del giorno viene presentato dopo interamente alla Presidenza. Cioè la procedura è uguale per tutti, l'abbiamo detto dall'inizio così. Ci sono delle relazioni dei gruppi, non è che quello si vota, quell'altro, anche perché una ha fatta a mano, una ha fatta così, cioè non è che. Poi c'è un ordine del giorno politico finale che dovrà. Sostanzialmente l'impegno internazionalista per il diritto ad abitare è l'agenda necessaria per uscire dalla crisi globale e da climatica. La difesa del diritto ad abitare, in particolare il diritto alla casa, si gioca sempre più anche sul fronte internazionale dell'Unione Europea, terreno dove le politiche neoliberali hanno prodotto la crisi finanziaria e la climatica globale. Per queste ragioni la proposta del gruppo lavoro, il gruppo di lavoro internazionalista che il congresso internazionale dell'Unione Inquilini ribadisca appunto l'utilità e la necessità strategica di continuare a collegare l'impegno locale, nazionale e internazionale per affinare gli strumenti di analisi, sviluppare l'interscambio di esperienze, condividere strategie e costruire solidarietà concreta globale e locale con le lotte per il diritto alla casa della città, sviluppare la convergenza dell'organizzazione delle reti di inquilini a livello internazionale per contribuire alla battaglia contro la crisi globale abitativa con una proposta alternativa al sistema neoliberale. Quindi sottolinea l'importanza del rapporto con l'Alleanza Internazionale degli Abitanti, il PNR fondatore, con cui condivide la sede di Padova e il coordinamento internazionale di cui approva la gestione. Questo ha consentito di disporre di informazioni, di sviluppare relazioni e appoggiare campagne che hanno contribuito a far crescere l'eccellenza politica dell'Unione Inquilini a tutti i livelli. E per questo c'è una proposta di impegnare la Segreteria Nazionale e di incoraggiare le sedi di campagna a partecipare attivamente alle iniziative di questa agenda internazionalista, rafforzando quindi l'attività del Dipartimento su una strategia o programma di lavoro fondato su tre assi strategici. Il primo è la solidarietà internazionalista, quindi un appoggio alle lotte per il diritto alla casa e alla città, dell'organizzazione dei abitanti e ai governi impegnati ad affermare politiche abitative fondate sui diritti umani, non su paradigmi neoliberali. Il secondo asse strategico è sul diritto alla casa, quindi un impegno per affermare il rispetto della giudiziabilità anche a livello europeo ed internazionale attraverso la diffusione dell'informazione, il coordinamento internazionale e l'implementazione sia di strumenti legali, quindi corte di giustizia europea, direttive europee e anche paralegali come ad esempio il Tribunale Internazionale sugli Sfratti. Il terzo asse è il finanziamento, quindi un impegno per ottenere politiche abitative pubbliche fondate sulla casa come diritto e bene comune, finanziate quindi in particolare con i fondi strutturali dell'Unione Europea, con le risorse liberate dalla cancellazione del debito estero e facendo uscire questi capitoli di spesa dai criteri del patto di stabilità a tutti i livelli, quindi dal comune fino a livello nazionale. E quindi decide di contribuire nello specifico del diritto ad abitare a sviluppare un particolare impegno per l'Europa dei popoli, dei diritti, della solidarietà contro l'Europa delle piccole patrie, delle banche e delle merci, e per questo appoggia la battaglia contro il trattato TTIP di cui abbiamo parlato ieri, che avrà pesanti conseguenze anche sul settore abitativo, proponendo quindi secondo punto la costituzione di un intergruppo parlamentare europeo strati zero, impegnandosi nella costruzione di un coordinamento euro-mediterraneo di lotta per lo sviluppo del settore abitativo sociale pubblico, per il controllo del mercato locativo privato e contro gli sfratti. Infine, il gruppo propone l'approvazione della dichiarazione finale dell'Assemblea Mondiale degli Abitanti, approvata appunto dall'Assemblea Mondiale di Tunisi, impegnando la Segreteria delle Sedi ad appoggiare le future iniziative conseguenti
in particolare il Foro Sociale Urbano Mondiale, che sarà attivo l'ottobre del 2016, alternativo al Vertice del Pensiero Unite Abitante. C'è già una piccola agenda. A Roma il 10-11 giugno ci sarà un workshop internazionale sull'autorecupero con i nostri partner francesi. Ad Atene il 21-22 giugno partecipazione a giornate di solidarietà con il popolo e il governo greco. Il 10 ottobre 2015 le giornate mondiali Stati Zero e a Quito nell'ottobre 2016 il Foro Sociale Urbano Mondiale. E abbiamo terminato dicendo che c'è un gruppo di lavoro, abbiamo una serie di strumenti, tra cui una mailing list e altri strumenti. Ovviamente il gruppo di lavoro è aperto alla collaborazione di tutti i portali. Grazie.